Buonasera a tutti, bentornati nello stanzino del Barba. Quanto tempo, eh? Era un po' di tempo che non ritornavamo tra queste simpatiche quattro mura con qualche pallone dietro. Nel frattempo, dall'ultima volta che ci siamo visti, la collezione è cresciuta e quale occasione migliore per rispolverare la webcam se non quella di presentare i corsi per gli arbitri, per i nuovi arbitri che si svolgeranno il 21 di maggio. Ma io non mi produrrò molto oltre nel descriverlo perché ho degli ospiti speciali che stasera ci descriveranno quello che accadrà in queste giornate, in questa giornata, in queste due sedi diversificate. Vi annuncio che durante questa diretta ci sarà un intervento, un video di saluto e di augurio molto interessante di un personaggio di fama mondiale, ma ve lo farò vedere più tardi. Adesso vi presento i miei ospiti. Stasera qui con me ho due ex arbitri. Il primo è il primo arbitro ad aver arbitrato 100 gare nel massimo campionato italiano, ex arbitro di URC, attualmente TMO dello URC e corrisponde al nome di Matteo Liperini. Buonasera Matteo! Buonasera a tutti. Basta. Buonasera a tutti intanto. Buonasera a tutti, intanto cominciamo a salutarci e presentiamo anche l'altro ospite d'eccezione, ex arbitro internazionale, ha avuto anche il piacere di fare il giudice di linea nei quarti di finale della Rugby World Cup 2011, Francia All Blacks, quindi esperienza internazionale di tutto rispetto, grande curriculum. E qui con noi stasera anche Carlo Damasco. Buonasera Carlo. Eccomi qua, buonasera a te, buonasera a tutti. E questi sono i due relatori dei corsi e quindi i ragazzi che si iscriveranno a questi corsi arbitri se li ritroveranno Carlo nella sede di Firenze e Matteo nella sede di Rosignano e non Livorno come da precedenti comunicazioni, ma questa sera poi lo ricorderemo. E, Matteo, dici un po', questo corso di Rosignano che cosa prevederà e come, un po' come funziona, diciamo? Allora, intanto grazie a te di questa opportunità che ci stai dando. Faremo forse per la prima volta in Toscana due corsi in contemporanea, io con l'aiuto di Carlo. Il corso sarà strutturato su quello che è appunto il corso che abbiamo noi come arbitri, quindi parleremo con i ragazzi, cercheremo di fargli capire quello che sono le prime basi rudimentali di quello che è il nostro, chiamiamolo mestiere. E vi dico, come diciamo a tutti i ragazzi, non uscirete dal corso sapendo forse arbitrare, ma certamente ne uscirete senz'altro arricchiti di un po' di conoscenze, arricchiti di qualche situazione particolare e soprattutto speriamo arricchiti di tanta curiosità di conoscere quello che è il nostro ambiente. Che vi assicuro, no, non siamo mostri famelici o brutte persone o la rovina di questo sport, anzi, ce la mettiamo tutta per cercare di favorire, aiutare, supportare questo sport. Alla fine, come mi dissero me ai tempi, siamo una delle zampe del tavolino su cui poggia il nostro sport, insieme a giocatori, allenatori, accompagnatori e noi arbitri. E la sede di Rosignano ci sai dire esattamente dove La si svolgerà? sede sarà presso il campo Lillatro della squadra appunto del Rosignano Solvay Rugby. Se vuoi sapere la via, non la so. No, vabbè, no, Però se comunque sia. mettete campo Lillatro su Google lo trovate. Esatto, poi comunque sia nella pagina Facebook di Barba Ovale in questi giorni io ributterò fuori delle informazioni, quindi non è che questo è un una tantum, terremo comunque informati i nostri ragazzi sia sulla modalità di iscrizione che ho messo qui sotto, mandate un'email col vostro nome, cognome e la volontà di partecipare in una delle due sedi. Carlo, a che cosa abiliterà questo primo corso, questo primo incontro? Ma intanto rinnovo i saluti a tutti e ringrazio te per questa opportunità, quindi io riprendo un attimo le parole di Matteo. È nulla, praticamente diamo delle nozioni di base
affinché un arbitro poi possa essere abilitato ad arbitrare partite di un livello ovviamente di propaganda, quindi la 14, 15 e così via. Non bisogna, come diceva Matteo, aver paura assolutamente, perché non è che mandiamo allo sbaraglio arbitri di primo pelo. Prima di mandarli avranno un tutor, avranno qualcuno che li seguirà, avrà qualcuno che li incentiverà e avrà qualcuno che li metterà in campo e saranno seguiti dopo. E ovviamente stasera, per chi è attento a seguire la pagina Facebook di Barba Ovale, dovevamo avere anche un terzo ospite, che è il presidente del comitato regionale Riccardo Bonaccorsi, che purtroppo per un impegno non è potuto essere con noi, però aveva piacere comunque sia di condividere con noi un messaggio di augurio, un messaggio di saluto che adesso vi farò vedere, ed eccolo qua. Riccardo Bonaccorsi. Buonasera a tutti, sono Riccardo Bonaccorsi, presidente del Comitato Toscano Rugby. Stasera sono appunto in questa veste sia istituzionale sia di ex arbitro. Posso dire che io ho cominciato ad arbitrare facendo la Serie C in Lunigiana, e la mia ultima partita è stata nel 2008, dove ho fatto il giudice di linea a livello internazionale, una partita Bath Northampton. L'arbitro non vi dico il nome dell'arbitro, perché lo scoprirete voi nella serata, però voglio dirvi che in tutta questa mia carriera arbitrale mi sono divertito tanto, ho conosciuto tante persone, ho avuto la possibilità anche di andare all'estero e mi ha fatto crescere. Quindi io auguro a tutti voi che abbiate la stessa passione che avete messo nel giocare al rugby, nel ricoprire il ruolo dell'arbitro e di provare a fare l'arbitro divertendovi, perché voi ricordatevi, siete il 16° giocatore in campo. E quello che ho sempre portato avanti io nella mia carriera arbitrale, e vi posso dire che mi sono divertito e mi sono preso tante soddisfazioni. Ciao, e mi auguro di vedere tanti di voi sul campo. E questo era il messaggio di saluto e di augurio di Riccardo Bonaccorsi, presidente del comitato regionale, che anche noi salutiamo, e spero di poter riavere. Io mi sono tenuto buono l'invito, me lo tengo caldo, spero di averlo comunque sia presente nelle prossime dirette. Allora, io, signori miei cari ospiti, prima di cominciare un po' a parlare di quello che poi è il corso e di quello che ci possiamo aspettare dai ragazzi e che vogliamo trasmettere ai ragazzi, che volete trasmettere ai ragazzi, scusate, se no sembra che ci sia anche io a fare il relatore, io sono un mero arbitro di periferia, quindi ancora non mi posso permettere questo lusso. Io da voi vorrei anche sapere un po' che cosa la carriera arbitrale vi ha trasmesso, che cosa vi ha permesso di... quali sono le esperienze? Carlo, per esempio, te che ti sei girato il mondo, hai arbitrato il Rugby 7, hai fatto esperienze internazionali, due coppe del mondo, qual è, tra tutte le esperienze che hai fatto nella tua carriera, l'esperienza che porti più nel cuore, che ti è piaciuta di più? Insomma, diciamo, le due coppe del mondo chiaramente è qualcosa che ti lascia tanto, però c'è qualcosa che mi ha arricchito ancora di più, se devo essere sincero, che chiaramente non toglie alle mie precedenti esperienze, è che è stata la parte finale della mia carriera. Io ho deciso di concludere attraverso arrivando a una partita tra due carceri, per intendere. Quindi io ho fatto un percorso all'interno del carcere di Bologna e carcere di Torino. Mi ricordo ancora, io andavo tutte le settimane a formare i detenuti, a insegnare loro il regolamento e a formare una squadra. Dopo un anno di percorso, queste due squadre, cioè quella di Bologna e quella di Torino, si sono incontrati e hanno fatto la prima partita storica, che poi io, ecco, quella coincide con la mia ultima partita, e ti posso garantire
Sì, ti posso garantire che quell'esperienza mi ha arricchito, ma a livello umano tantissimo, ma tanto, tanto, tanto. Quindi la porto nel cuore in maniera veramente solida, chiara, nitida, un'esperienza favolosa. Beh, insomma, voglio dire, alla fine, per chi ha potuto avere questa occasione di appunto girare il mondo grazie alla carriera arbitrale, sentire che un'esperienza del genere è quella che ti porti al cuore, secondo me è bello, è profondo e fa capire anche un po' qual è il vero ruolo dell'arbitro, no? E, che cosa ti manca di più, Carlo, di questa carriera arbitrale a livello internazionale? Mi viene un po' da sorridere, ma te la dico tutta con tutta onestà. Mi mancano i viaggi in business class quando andavo in Australia, in Nuova Zelanda, in Sudafrica. Quelli mancano, esiste un protocollo, esisteva, ma si sta ancora. Dopo 4 ore di volo, la World Rugby ti abilita a vincere la business class ed è Cioè, tantissimo. no, prima siamo partiti dal carcere, bellissima esperienza, davvero, e poi manca business class, scusa, Matteo, No, ma era una battuta, no? giù, no, ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. Viaggi lunghissimi in Australia, in Nuova Zelanda, la Ci business class. mancherebbe. Beh, e diciamo che ci so, ecco, c'è una parte, c'è l'utile e il dilettevole, diciamo, effettivamente, di questo ruolo, giusto? Matteo, te invece, comunque sia, anche te hai avuto, a parte la grande esperienza in campo nazionale, che non ha eguali, anche te comunque hai avuto la possibilità già nel Pro 12 di fare delle belle esperienze a livello europeo. Cosa porti di più nel cuore? Cosa ci vorresti raccontare con più piacere di questa esperienza? Intanto di cappello a Carlo, che a livello internazionale ha avuto molta più esperienza di me. E io ho avuto sì la fortuna di avere forse il record di presenze in campionato domestico, arrivando a 100 partite lo scorso anno. E diciamo, ho fatto molte partite, principalmente come assistente, in quanto viaggiavo spesso con Mario Smitrè, l'attuale RDO, per l'estero. E quindi molti posti visitati, molte partite arbitrate, qua assistendolo, molti stadi bellissimi visitati, cose che io non avrei mai visto da giocatore. Io ho fatto, mi ricorderò sempre, non tanto per la prestazione pressoché abbastanza pessima, diciamo la mia, il mio esordio in Guinness, però ho fatto l'esordio in Guinness a Marafit in Edimburgo contro Benetton Treviso, dove Benetton Treviso vinse con una meta di punizione da me assegnata forse inesistente, quindi Ai ai ai. non è che, però ho visto stadi importanti, ho visto la Viva, ho visto molti, molti stadi, molti giocatori, ho avuto l'onore sempre insieme a Mitre, a Marius, di arbitrare come assistente Dan Carter, Rococo, cioè cose che probabilmente da giocatore, anzi no, probabilmente sicuramente non avrei mai raggiunto. Come ricordo bello, mi porto senz'altro la mia prima finale, giocata a Rovigo Calvisano, a maggio del 2016, e devo dire che quella è stata forse una delle emozioni, partite, esperienze che mi ha dato di più, diciamo, a livello prettamente emotivo. Non Beh, nego come che, vai. no, dicevo, comunque sia, anche per un ragazzo che si dovesse avvicinare oggi alla carriera arbitrale, riuscire a poter arrivare a arbitrare una finale del massimo campionato italiano è una discreta ambizione e un bel traguardo. Quindi sì, effettivamente Sì, io capisco che tu ne vada fiero, certo. molto fiero delle mie due finali e di un po' di semifinali fatte in Italia. Quindi auguro a tutti, anche ai ragazzi di oggi giovani, di raggiungere quello che ho raggiunto io e anche Carlo stesso. Cioè e non per sminuirci, ma se ce l'abbiamo fatta noi con un po' di impegno, un po' di volontà, ce la possono fare. Cioè, io non ho doti particolari da dire, ah, no, cioè, ce l'ho fatta con l'impegno, con un Non po' di fai sacrificio. l'oftalmologo come qualcuno, come qualche tuo nostro collega No. dell'emisfero sud, no? Nell'emisfero sud, no. E quindi niente. Valore aggiunto che mi ha dato l'arbitraggio è
e quello, questo mi collega un po' a quello che ha detto anche Riccardo Bonaccorsi, aver conosciuto tante, tante persone. Devo dire che forse i 5, 6, 7, 10 miei migliori amici che io ho oggi, che, con cui vivo, condivido più di tutti, sono tutti arbitri. Bello, quindi... infatti questo lo confermo anch'io dalla mia piccola esperienza. Da subito quello mi sono reso conto è che il mondo degli arbitri è un mondo dove si stringono amicizie, dove poi sì, effettivamente c'è anche un po' di concorrenza, questo lo vedo da fuori perché a mio livello ancora non lo percepisco, però si stringono delle amicizie veramente molto importanti. Se uno ha bisogno di qualcosa vengo a Siena a arbitrare X, ci troviamo, ci incontriamo, c'è sempre il piacere di trovarsi ma anche di condividere le informazioni. Questo è una cosa che lo dico senza voler sminuire o offendere nessuno. Io ho fatto per diversi anni l'allenatore e questa cosa non l'avevo riscontrata in precedenza. Secondo me questo è un particolare, a me mi sta molto a cuore, ecco, mi fa tanto piacere. Sì, ma io sono un massimo sostenitore di questa cosa qua. Cioè, noi ora con altri veste dobbiamo lavorare per i ragazzi e dobbiamo spingere verso loro. Io per esempio ora ormai è rinomato che Piardi a giugno farà un test match Inghilterra contro Barbarians. Dopo Marius, diciamo, è l'arbitro che ad oggi sta raggiungendo i livelli più alti, diciamo, per la nostra classe arbitrale, e per noi è un orgoglio, cioè siamo fieri di questo, tutti merito 100% suo, ma tutti siamo felici e tutti stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo. E tanto meritatamente, Andrea, molto 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 meritatamente. Andrea è un talento, un fenomeno, cioè, a livello arbitrale. E dopo esserci tutti incensati così, io, siccome poi lo stampo della pagina è un po', diciamo, goliardio, io voglio tornare un po' al livello basso. E Carlo, raccontami, io, bellissime esperienze, a parte la business class, eccetera, eccetera, ma... certo, ci mancherebbe. No, ma non ti preoccupare, è chiaro. Io però ti voglio far raccontare ancora qualcosa di più. Un aneddoto divertente, diciamo, qualcosa che ti ricordi di tutti questi anni di esperienza arbitrale. Innanzitutto voglio condividere le parole che ha detto Matteo, non mi voglio ripetere perché altrimenti potremmo diventare noiosi, però quello che ha detto condivido in pieno. No, gli aneddoti sono tanti, diversi. Ce n'è stato uno che durante la mia carriera certamente me lo porto ancora dentro, ed era, mi hanno mandato ad arbitrare Tonga-Fiji, un test match nell'emisfero ovviamente sud. La settimana prima avevo arbitrato Nuova Zelanda-Giappone e la settimana dopo sono andato a Tonga. E ovviamente i posti lì non è lo stadio super tecnologico che Marfield o Twickenham e così, quindi sono un po', dico bussoletti, però non sono all'avanguardia, diciamo così. Allora ricordo che andai a fare un po' di riscaldamenti, il campo era molto duro, allora, provo un po' gli scarpini, vediamo un po', avevo un paio di alcuni scarpini, faccio riscaldamento e dico no, questi sono un po' troppo duri, e lascio gli scarpini sotto i pali. Insomma, finisco la mia parte, mi metto le scarpe da ginnastica classica, finisco il riscaldamento, vado a prendere le scarpe, non trovo più le scarpe. Ora capisci che la partita era in diretta, avevo 7-8 minuti, c'era la TV e non avevo più gli scarpini. Praticamente rubati da sotto i pali. Vado in crisi totale, avevo 7 minuti per entrare in campo, devo mettere le radio, microfonare, e non sapevo più come entrare in campo. E andare in campo con le scarpe da ginnastica era un po', non era granché. Insomma, alla fine ho dovuto, un dirigente della federazione tongana mi ha dato delle scarpe di un giocatore della panchina che non sarebbe entrato. Ovviamente con tre numeri superiori, io normalmente porto 40, ecco. 43, ho un paio di scarpe 45, quindi mi sono 3-4 pari. Non so, se andare in campo con le scarpe, non te ne dico, è ridicolo quando volevo in campo. Però questo è detto, però l'ha portata in fondo la partita, diciamo. No? La rabbia scherzosa, passami il termine, dico no,
un napoletano si è fatto fare a Tonga, a Tonga. Cioè, mai rubato le parole di bocca, cioè, di bocca. Un napoletano, simbolo di destrezza, furbezza e la nobile arte della ragione, che si fa rubare le scarpe a Tonga. Cioè. Perché poi alla fine credo che, no, credo sicuro, poi dopo nella telecronaca i cronisti l'hanno evidenziato questo aspetto. Sì, che avevo gli scarpini un po' più. Cioè, cercheremo delle immagini, cercheremo delle immagini a testimonianza. Potrei aprirti un'enciclopedia di aerei persi, di notte passate in aeroporti, ma lasciamo stare. Però sono delle esperienze bellissime. Come dicevo Matteo, e poi concludo, se abbiamo avuto quella fortuna e anche un po' di bravura ad arrivare a certi livelli, ci possono arrivare chiunque, basta un po' di impegno, volontà e tanta voglia di venire su. Non ci sono limiti. Io e Matteo siamo partiti da l'Under 14, arbitrare l'Under 16, la 18, è stata una scaletta, insomma. Quindi è aperto a tutti, insomma. Questi ragazzi, miei ospiti, stasera si sminuiscono, però, cioè, questo c'ho un arbitro di URC, TMO, responsabile della Serie A, responsabile, ex arbitro internazionale, e si sminuiscono, ragazzi. Poi, che nessuno venga a dire che gli arbitri non sono umili, perché qui abbiamo due prove viventi. Matteo, il tuo turno, dai, dimmi, raccontami, facci sorridere, un aneddoto buffo della tua carriera. No, sinceramente particolari aneddoti raccontabili non ne ho. Detto questo, mi porterò sempre con un bel ricordo delle trasferte che generalmente facciamo Mosca, Russia e questi posti qua. Sono sempre molto, molto, molto interessanti. E una cosa che mi ricordo, ma pseudo simpatica, ma lì per lì non è stata, è una partita che abbiamo fatto sempre con Mitrea in Coppa, dove ci fecero spogliare all'interno di una sauna, e io spesso usava che il kit per arbitrare arrivava direttamente al campo, e io per errore mio o forse per errore di chi aveva mandato il kit avevo preso una taglia forse un pochino troppo piccola per la mia stazza, e quindi è stato molto bello infilarsi nella maglia e soprattutto uscirci dopo la partita. La sauna un po' aiutato, magari un po' asciugato. Assolutamente no. Niente. Assolutamente. No, però, beh, insomma, che partita era a livello? Era una partita di Challenge Cup. Non era esattamente la Serie C. Mi ricordo, è Newcastle Falcons, mi sembra. Ah, beh. Io mi ricordo alla fine carriera ho fatto il giudice ho fatto il TMO a Matteo, è una partita 6 nazioni under 20. E spero non sia un aneddoto questo, Lo ricordo. Fu una bella compagnia, eravamo in ottima compagnia. Spero sia un'esperienza di carriera e non un aneddoto divertente. No, ora poi ovviamente io ho voluto scherzare un po' con voi anche per rompere un po' il ghiaccio, però vorrei ritornare un attimo su quello che è questo, a parte il corso effettivamente il nostro, siamo qui appunto per sponsorizzarlo, anche quello che si possono aspettare i nostri ragazzi, a parte l'esperienza di campo, ovviamente. Carlo, ti vorrei chiedere, secondo te, a grandi linee, l'attenzione generale a livello internazionale sugli arbitri italiani è un po' cambiata? Secondo te, che tipo di futuro e di esperienze ti puoi aspettare per i ragazzi che oggi affrontano questo tipo di percorso? Ma è chiaro che con gli anni e con gli arbitri che sono passati, la credibilità è aumentata. E oggi posso dire che abbiamo dei talenti, ma sul serio dei talenti, e sono convinto, ma questo è un augurio, che presto PR ti possa toccare scenari altissimi, e qui mi fermo, però Marius Mitrea l'aiuto anche con la collaborazione di Alain Roland stanno facendo un ottimo lavoro per portare più in alto possibile i nostri talenti, che vi ripeto, sono Piardi, Nicchi, Emanuele Bottino,
e tanti altri, insomma, non vorrei dimenticarmi nessuno. Anche a livello femminile abbiamo Clara Munarini, che è molto brava. Quindi io credo che questo gruppetto di arbitri ci darà belle soddisfazioni. Vorrei ricordare effettivamente che noi parliamo di arbitri, ma sia il corso che comunque l'area arbitrale è ben che aperto anche alle ragazze, e come hai detto te, giustamente te, ce ne sono che si stanno mettendo in mostra anche a livello internazionale, e questo è un motivo di vanto ulteriore per il movimento arbitrale italiano. E, Matteo, cosa cercheresti di trasmettere a questi nuovi arbitri, e che cosa ti aspetti da loro? Hai dei consigli particolari da dare ai ragazzi che affrontano questo percorso in questo momento? Allora, quello che cercherei di trasmettere all'inizio è curiosità verso il nostro mestiere, in modo che così si possano avvicinare a noi, all'arbitro e all'arbitraggio. Quello che un consiglio particolare non avrei, se non il classico divertirsi, per comunque vada il nostro mestiere comporta anche tanti sacrifici. Non si arriva dove, come giustamente diceva Carlo, dove è arrivato Mitrea, o dove arriverà Piardi, o dove sta arriverà Gnecchi. Così ci arriviamo con con tanti tanti sacrifici, che però fatti in un contesto di divertimento, di passione, diciamo, saranno sacrifici più leggeri. Certo. Dimmi, Carlo, prego, a te la parola. Quello che noi vogliamo dare è dare un'opportunità, sostanzialmente è una forma di arricchimento per chi viene al corso. Poi non è detto che farà l'arbitro, voglio dire, è chiaro, il nostro auspicio è quello di fare trovare talenti. Io mi occupo oggi dello sviluppo di base, stiamo un po' alla ricerca di talenti, no? Di nuovi arbitri. Però voglio dire, non è tassativamente obbligatorio che uno viene al corso, poi viene fa l'arbitro la domenica dopo, ma è una forma di arricchimento, non costa nulla, voglio dire, alla fine spendere la mezza giornata fondamentalmente ritagliare solo un po' di tempo, ma da tanto a livello di arricchimento sotto il profilo del regolamento, sotto il profilo delle opportunità che si possono creare. E intanto abbiamo un terzo ospite, Matteo, chi è? Presentaci. È un arbitro. Allora, è un arbitro. Ci sono cani, quindi vai via. E signori, io avevo annunciato a inizio diretta che ci sarebbe stato un video di un personaggio importante, e vorrei ringraziare Carlo Damasco, perché gli avevo chiesto, grazie alle sue conoscenze, di mettermi in contatto con un personaggio di fama mondiale, e ne è venuto fuori un qualcosa di molto molto interessante, molto carino, un messaggio di auguri, un saluto da parte di questo personaggio, ma without any further ado vi vorrei far vedere questo bel video. Hi there, it's Nigel Owens here. Good morning to all of you. Well, I'm not sure if it's morning when you were listening to this, but it's morning here where I live in Wales. Bore da ti, which is good morning in Welsh. Now, what good morning is in Italy? I don't know, I'm sorry. Enjoy your refereeing. Don't be afraid to make errors or make mistakes. It's how we learn, it's how we grow. And listen to the people that are there to help you, because in refereeing, people will always want to help you. But the most important thing for me is that you enjoy it. And there will be times when you'll be thinking, why am I doing this? The game was difficult. Maybe people will be shouting things at you. People still shout things at me. And now I finished refereeing. But always enjoy it. And don't be afraid to ask for help and ask for support. And if you want any help, don't ask me. No, if you want help, you can ask me as well. And obviously you have Carlo there to help you, and many other experienced referees like Marius and a lot of many people in Italy as well. Who knows, maybe in the future that the first Italian referee to referee a World Cup final will come from Italy, it'll obviously come from Italy, it won't be Italian referee, but it may come from this group today. Enjoy it, and
as I once said to Tobias Portas in Munster Treviso, it's not soccer. Bye bye. Beh, beh, beh. Qui insomma, voglio dire, qui si toccano piani veramente molto alti. Addirittura il messaggio di saluto di Nigel Owens. Io ti ringrazio di nuovo, Carlo, per questa cosa. E soprattutto credo che ti ringrazieranno i ragazzi. Questo era un piccolo estratto di un messaggio un po' più lungo che verrà mostrato nei corsi. Quindi ottimo lavoro, grazie Nigel. Se mai riuscirà a vedere questa diretta, per me è motivo di vanto. Ecco, scusate, voi magari avete avuto la possibilità di conoscere arbitri internazionali in campo e fuori. Io, a me, il personaggio dell'arbitro, io l'ho sempre seguito abbastanza con attenzione durante le partite, quindi sono affezionato a certe figure, Nigel Owens, Barnes, più che altro ora quando è ritornato, perché prima un po', vabbè, e quindi sì, per me è stato un grande piacere, spero che verrà apprezzato anche da ragazzi che lo vedranno in forma integrale durante i corsi. E detto questo, Carlo, siamo in conclusione, un messaggio finale per i ragazzi che affronteranno questo percorso. No, io vi aspetto a Firenze, quindi, ma con grande piacere e con grande gioia, per divertirci un po' a questo corso, un momento di conoscenza approfondita, dove tratteremo un po' di regolamenti in maniera gioiosa, non è assolutamente qualcosa di pesante, di noioso, anzi sarà divertente, e quindi vi invito e vi aspetto a Firenze il 21 maggio. Insomma, questo è il mio invito e un po' l'obiettivo della serata. Matteo, un tuo messaggio di saluto? Su questo totalmente d'accordo con Carlo. Venite al corso a Livorno, a Rosignano, un momento per conoscersi, per parlare. Non, come ho detto prima, non sarà un corso dove uno esce e poi è un arbitro, solo per conoscere un mondo, capire principalmente cosa facciamo e come ci divertiamo anche noi. E io nella mia piccola esperienza vorrei aggiungere due parole anch'io, perché abbiamo parlato molto di ragazzi, perché ovviamente puntiamo molto sui giovani, vorremmo reclutare ragazzi giovani che potranno anche avere la possibilità di fare una carriera un domani. Però vorrei ricordare che questo dell'arbitro è un mestiere al quale ci si può approcciare anche a un'età tipo la mia. Io ho cominciato a 35 anni, quindi non per forza è solo un percorso per i giovani, anzi io vi dirò di più e spero che siate d'accordo con il mio pensiero. Io ho arbitrato molto in juniores, quindi under 16, under 18, ora under 15, under 17, e se questo mestiere lo si fa con voglia, con umiltà, con voglia di lavorare, e quindi informandosi, studiando il regolamento, osservando le partite, cercando di capire effettivamente come farlo al meglio. Per me la più grande soddisfazione è quando a fine partita ti vengono a cercare per stringerti la mano e ti chiedano come l'hai visti, come pensi, che qua e là. La richiesta di informazioni, secondo me, è un sintomo del fatto che noi, facendo gli arbitri, anche magari dopo aver smesso di giocare o di allenare, è un modo per dare un qualcosa indietro al nostro sport. È un modo per arricchire, è un modo per condividere delle informazioni che spesso non tutti sono disposti ad andare a cercare, perché è vero che c'è il rispetto dell'arbitro nel rugby, però tanti vedono ancora un po' l'elemento arbitro come un elemento o di disturbo o di osservazione o da sottolineare solo quando fa l'errore. Invece, secondo me, abbiamo tutti noi la possibilità di dare qualcosa indietro a questo nostro sport. Io su questo ci tengo tanto, è una cosa che spero che condividiate anche voi due, i miei carissimi ospiti, che siete stati qui con me stasera. E quindi siamo ai saluti finali. Io ringrazio tantissimo Carlo Damasco per essere stato qui con noi. Ti saluto, Carlo. Buonasera a tutti, buonasera a te Marco per questa opportunità che ci hai dato, e ho esaudito il tuo desiderio di portarti in Nigel. Sì, sì, ma non è finita via, pensate che ti rompo le scatole. E troverete Carlo sabato 21 maggio nella sede nello stadio Mario Lodigiani di Firenze per il corso arbitro. Invece Matteo, ciao Matteo, ti saluto.
Sarà ragazzi. a Rosignano sempre sabato 21 maggio. Poi rimanete sempre collegati con la pagina di Barbavale perché in questi giorni continuerò a mandare fuori le informazioni e sia per poter partecipare sia dove, come e quando. Quindi di nuovo buonanotte a tutti, un saluto. Ciao. Buonasera. Ciao.